Eccoci, video della chitarra, questa è la Gibson USA, tutta oro ovviamente, questo non è neanche mai stato messo la prima combinazione, c'è dentro là, questo è lo strumento, incredibile, stupendo, adesso lo guardiamo bene, tiriamo fuori, eccola qua, Gibson ES295 Gold. Guarda, il gold è totale, non ha un segno, guarda, non ha un segno, non ha un segno, non ha un segno. Questo qui è un segno di sporco, sporco, pick-up, bellissimi, segnatasti in madreperla, pot, stupendi. Aspetta che mi sia incastrato il piede, ok, arrivo, eccoci, poi guarda, non ha un segno, bellissima, nuova, perfetta, stupenda, sì, beh, questi sono segni proprio, vabbè, ma controluce, con il filo, eh? Ecco, allora, queste sono le crepe di cui ti parlavo, so se si vedono. Poco, vabbè, ovviamente sono crepe di vernice, i classici crack che si formano soprattutto sul gold, vedi? Sono minimi, minimi. Questo crack del gold, ma guarda, online ne ho vista un'altra che aveva il manico completamente ricoperto di crack. Così, ma a me sinceramente, aspetta che metto fuoco, ma sinceramente è una cosa che affascina. Guarda, guarda la perfezione di questa chitarra, perfetta, non ha un segno. Adesso ti mando un video su.